Bentrovati a tutti, iniziamo con quello che è il terzo degli appuntamenti dedicati a opportunità e-commerce e quello che vedremo oggi sono la parte, diciamo, legata alle strategie di marketing del mondo e-commerce. L'obiettivo è quello di fare una carrellata, di vedere quali sono gli strumenti principali che Internet ci mette a disposizione per intercettare il nostro target, assieme a un minimo di considerazione sulla parte strategica. Non mi allungo sulla presentazione di chi sono, bene o male, insomma, siamo al terzo incontro, per cui chi mi ha seguito nei primi due già sa qualcosina di me. Cosa abbiamo visto nei primi due moduli? Abbiamo visto cosa vuol dire realmente fare e-commerce e come è possibile trovare la giusta idea. Abbiamo visto l'importanza di analizzare e andare a mappare quella che è la concorrenza che ci troveremo a competere con il nostro e-commerce. Abbiamo visto come dimensionare un mercato potenziale sulla parte di ricerca espressa di Google e eventualmente sulla parte di domanda latente attraverso Facebook, attraverso quelle che sono le dimensioni del potenziale target. Abbiamo visto come andare a strutturare il nostro angolo di attacco e il nostro posizionamento sul mercato e infine quelli che sono i numeri che dobbiamo avere chiari per far sì che il nostro progetto possa produrre degli utili e ci possa portare un profitto nel progetto. Partiamo dalla parte di strategia, alcuni concetti generali. Come prima cosa, quando dobbiamo attivare e dobbiamo decidere quali sono i canali sui quali iniziare a fare degli investimenti, la prima cosa che dobbiamo fare è metterci nei panni del nostro potenziale cliente, capire qual è il suo customer journey, cioè qual è quel viaggio che il nostro cliente tipo ideale percorre per arrivare a preferire e acquistare il nostro prodotto. Si tratta quindi di un'ipotesi, di una serie di ipotesi in verità, perché poi si devono mettere giù 2, 3, 4, 5 idee di customer journey principali sui quali capire come presidiare ogni singolo punto. Questo è un esempio di quello che può essere un percorso dell'utente. In alto abbiamo le varie fasi, quindi l'utente mediamente inizia una fase iniziale di cosiddetta brand awareness, quindi entra, scopre l'esistenza del nostro marchio, del nostro e-commerce, del nostro prodotto, o attraverso il passaparola, o leggendo degli articoli sul blog, oppure semplicemente grazie a una sponsorizzata nei social. A un certo punto inizierà a valutare l'idea di acquistare quel prodotto, quindi di passare all'azione, e lì inizierà magari a leggere delle recensioni, fare delle valutazioni, delle ricerche un pochino più specifiche, fino ad arrivare poi alla fase di acquisto, quindi deciderà di andare a acquistare nell'e-commerce online o offline. Una volta fatto l'acquisto, dobbiamo tenere in considerazione che è importante quel cliente coltivarlo per far sì che non vada nel momento in cui avrà bisogno di riacquistare il prodotto dalla concorrenza, ma soprattutto da cercare di fargli fare il secondo, il terzo e il quarto acquisto. Come abbiamo visto, ci sono delle fasi che accompagnano l'utente da quella che è la fase di awareness, quindi la fase di scoperta, fino ad arrivare alla fase dedicata alla parte di azione, quindi la parte di acquisto. La forma di imbuto dal quale prende il nome il funnel è degradante perché si considera, magari, facciamo un esempio, che 100.000 persone vengono a conoscenza del nostro brand. Di queste 100.000, magari 50 a un certo punto iniziano ad interessarsi e a valutare l'idea di fare un acquisto. Quindi poi 10.000 passano alla fase decisionale dove iniziano a valutare realmente di fare l'acquisto e 1.000 decidono di comprare sul nostro e-commerce. Quindi ad ogni step avrò chiaramente una perdita di target potenziale sul quale lavorare. Ogni utente ha chiaramente i suoi tempi, quindi c'è l'utente che ha iniziato a fare delle ricerche molto specifiche ed è pronto a fare l'acquisto nei prossimi 1, 2, 3 giorni, e avremo invece magari degli utenti che sono in una fase ancora un po' più di valutazione, che magari acquisteranno fra un mese, 2 mesi, 3 mesi. Questo
ogni target e ogni processo va chiaramente fatta una comunicazione ad hoc rispetto al punto in cui si trova l'utente. Per essere presenti all'interno del Customer Journey abbiamo due macro tipologie di canali sui quali possiamo lavorare. Da un lato tutti i canali della domanda esplicita che vanno ad intercettare un utente attivo in fase di valutazione e tutta una serie di canali invece che vanno a stimolare il nostro cliente ideale cercando di proporgli quello che è il nostro. Però non mi dilungo più di tanto perché è un po' il fulcro dell'incontro di oggi, per cui le vedremo in maniera dettagliata e quali canali per ognuno di questo macro gruppo possiamo andare ad utilizzare. Quindi quello che è importante è avere chiaro appunto il customer journey, su quello avere chiaro quali sono gli strumenti che andremo a vedere oggi e cercare di iniziare a costruire una mappa di quelli che in funzione anche della nostra capacità di investimento saranno i primi due o tre canali che metteremo a terra per poi pian pianino andare a ristrutturare, andare a migliorare sempre di più quello che abbiamo fatto. Infatti, in questa slide ci tenevo a porre il focus sul fatto che la parte marketing non è qualcosa che voi fate e poi dimenticate lì, è una cosa che viene implementata. Viene sviluppata, vengono misurati i risultati, si inizia un processo di miglioramento costante perché al miglioramento delle campagne, al miglioramento delle attività e delle conversioni verrà affiancato anche un aumento progressivo del budget, quindi se oggi investo 1.000 e fatturo 10.000, probabilmente pian pianino vorrete investire 5.000 per arrivare a fatturare 100.000 e quindi c'è un'attività sempre di crescita dei budget e anche di revisione di quello che è il nostro processo di marketing. L'altra cosa, chiaramente siamo in un mercato molto attivo e molto in rapida evoluzione, quindi comunque anche semplicemente senza aumentare gli investimenti, il mercato con il quale ci troviamo a competere oggi non sarà lo stesso fra 3 mesi, fra 6 mesi, fra un anno. Quindi iniziamo da quelli che sono i canali della domanda consapevole. Domanda consapevole, ve lo accennavo poco fa, intendiamo tutta quella domanda espressa che il mercato genera, cioè tutte quelle persone che sono in questo momento in maniera proattiva alla ricerca di un prodotto, un brand, una categoria, quindi tutti quegli utenti che sono loro a essersi messi in moto per risolvere un problema. Per prodotti intendiamo magari l'utente che cerca scarpe Nike Air Max e quindi può essere da una ricerca molto specifica che identifica un utente che ha le idee molto chiare su cosa vuole, a magari un utente che cerca semplicemente scarpe Nike oppure cerca semplicemente la categoria, quindi sneakers verdi e quindi ha l'idea di tipologia e di colore ma non ha l'idea di brand. Quindi in funzione di quello che l'utente sta cercando, dobbiamo cercare di intercettare e proporre una comunicazione che sia propedeutica a quella che è poi il tentativo di portarlo a carrello, di portarlo a fare un acquisto. Perché è importante? Perché è estremamente importante, se il nostro business ce lo permette, intercettare gli utenti in questa fase. Perché rispetto a quel famoso funnel si trovano già in una posizione molto avanzata, hanno già fatto le proprie valutazioni e stanno semplicemente scandagliando il web per trovare chi può vendergli quel prodotto alle condizioni che per il cliente sono interessanti, alle condizioni migliori che il mercato può offrire. Quindi i tassi di conversione sono tendenzialmente molto buoni. Il re in questa attività è sicuramente Google, e quindi è lo strumento principale, principe, sul quale gli utenti svolgono le proprie ricerche, raccogliendo in Italia, ma diciamo tutto il mondo occidentale, oltre il 95% delle ricerche. Un canale che noi tendenzialmente sfruttiamo perché ha dei costi più interessanti è Bing, però chiaramente parliamo di volumi molto molto minori, che è il motore di ricerca di Microsoft. Qual è l'obiettivo nel momento in cui noi parliamo di Google e l'importanza di sfruttarlo come canale marketing? L'importanza sta qua. L'importanza è
quella di essere presenti quando l'utente compie determinati tipi di ricerca. Quindi l'esempio che avevo fatto poco fa, l'utente che cerca Nye Air Max si troverà di fronte a quella che è la SERP, per SERP si intende Search Engine Result Page, ovvero tutto quello che è il risultato che il motore di ricerca ci fornisce. Sulla parte gialla, la parte a pagamento, tenete conto che qui adesso sulla parte di ricerca, sugli annunci testuali, ne ce n'è uno solo, ma possono diventare fino a 4. Questo vuol dire che in queste condizioni qui, con 4 inserzionisti, su una ricerca del genere, il primo risultato non a pagamento slitta chiaramente molto giù. Quindi abbiamo visto che c'è una parte a pagamento e una parte non a pagamento. La parte non a pagamento chiaramente è interessante soprattutto nel momento in cui magari vogliamo intercettare chiavi a cosiddetta coda lunga, cioè quelle chiavi un pochino meno infrazionate. Faccio un esempio, Nike Air Max modello 2018, magari io ho quel modello lì, so che è un modello ambito, sono riuscito a posizionare la pagina che magari non ha la competizione di una chiave generica come Nike Air e posso ambire ad avere dei risultati di spessore. Cosa vuol dire fare SEO, fare l'attività di Search Engine Optimization? Vuol dire cercare di allineare quello che sono il nostro e-commerce, la nostra piattaforma, agli standard che Google vuole che noi siamo aderenti. E quindi insomma si parla di una visibilità naturale per non pagare i click. È vero che non paghiamo il click, però tenete conto una cosa, che dovete pagare nella maggior parte dei casi dei specialisti che vi aiutino a raggiungere determinati risultati e a volte potrebbe essere un'attività estremamente dispendiosa in termini di tempo. Fate finta magari di avere un e-commerce con 50.000 prodotti. E una delle richieste che vengono fatte a SEO sono di avere una scheda prodotto con contenuto originale, vuol dire magari mettersi lì e scrivere 10-50.000 schede prodotto. È chiaro come l'attività possa essere estremamente vantaggiosa, ma anche molto dispendiosa in termini di risorse uomo-lavoro, per cui vanno fatte le giuste valutazioni. È chiaro che in una strategia totale andrebbe sempre valutata quella di avere una buona presenza a livello di organico. Come si fa a essere primi? Ve la taglio molto molto leggera, è chiaro che non è un bottone magico, ma è una serie di attività, una serie di fattori che fanno percepire a Google che stiamo lavorando con qualità e stiamo andando verso la giusta direzione. Quindi da aspetti di codice, quindi di tag, di sviluppo tecnico, a aspetti magari legati alla velocità, quindi a Google piace tutto quello che piace all'utente finale, quindi un sito lento tendenzialmente non piace all'utente, tendenzialmente anche per Google ha un valore più basso. A tutto quello che vi accennavo poco fa, la parte dei contenuti, quindi cosa è stato scritto, come è stato scritto, in modo che il Google, nel momento in cui va a scandagliare il nostro e-commerce, abbia una serie di informazioni di qualità che gli permettono di non avere dubbi su qual è il tema trattato e su quando dovrebbe proporre la vostra pagina piuttosto che un'altra. La parte di riferimenti esterni è perché Google apprezza tutto quello che fate a livello interno del vostro e-commerce. È chiaro che se un sito che ha una forte autorevolezza agli occhi di Google parla di voi facendovi un articolo e poi mette un link che porta alla vostra pagina, Google è in grado di leggere questo link in ingresso sul vostro sito e chiaramente gli attribuirà un valore anche a questo tipo di attività. SEO che potrebbe andare ad intercettare una fase di ricerca meno vicina al prodotto, ma più vicina all'esigenza. Pensiamo magari ad esempio che abbiamo un negozio di arredamento e vogliamo intercettare tutti quelli che stanno cercando letti di tendenza 2020, letti moderni. Posso trattare l'argomento all'interno di un blog, quindi all'interno di un piano editoriale, una piattaforma che mi permetta di spiegare le tendenze e le mode. Poi chiaramente nel momento in cui io spiego queste cose, tenderò a mettere in rilievo quelli che sono
le mie scelte a livello di brand e portare eventualmente l'utente poi a una fase di acquisto. Però vado nel famoso funnel della parte bassa, in verità questo intercetta una fase un pochino più alta, quindi un utente che ha una consapevolezza un pochino inferiore rispetto al prodotto preciso che vuole, ma che vuole in qualche maniera avere una prima fase di approfondimento. L'altra parte che abbiamo visto, quindi la parte gialla, che ovviamente Google tende a mettere in alto, perché tende a mettere in alto? Perché fa parte di uno dei suoi modelli di business più importanti, quindi lui guadagna dall'attività di marketing, si chiamano SEA in maniera molto ampia, quindi Search Engine Advertising, tutto quello che sono le attività a pagamento sul motore di ricerca. Sono attività che vengono vedute con un modello PPC, pay per click, vuol dire che quanto mi costa essere primo con la parola Nike Air Max? Ci saranno due o tre fattori. Il primo è capire quanto mi costa un click, e il click, essendo in modalità asta, nel senso che se siete in due che vogliono vendere quel prodotto, costerà mediamente poco. Se siamo in 30, Google dice ok, io metto più in alto, do più visibilità all'inserzionista che in qualche maniera è disposto a pagare di più, quindi diventa un'asta e va a diffondere su pay per click. L'altro fattore che mi può determinare quanto andrò a spendere nel giorno è il volume di ricerca, quindi se io pago 50 centesimi ma a click, ma quella tipologia di prodotto che vado a trattare ha 10 ricerche al giorno, pagherò relativamente poco. Se invece ho 1 milione di ricerche al giorno, potrei arrivare a pagare anche 1000 euro al giorno. Sono obbligato a spendere 1000 euro al giorno? No, nel senso che poi nella piattaforma si andrà a definire qual è il budget massimo che vogliamo spendere giornalmente e il sistema andrà a raccogliere quindi una parte di quella della domanda esistente e andrà ad esaudire quella che è la nostra volontà di spesa. Anche qui entra poi tutto il discorso che dicevamo prima di ottimizzazione, di cercare di migliorare, quindi di tenere l'attività a pagamento sulle chiavi che ci stanno generando delle vendite e pian pianino abbandonare delle attività che stiamo spendendo soldi su attività che magari non stanno generando vendite. Questo è il classico esempio di, viene definito snippet, quindi di contenuto a pagamento, dove chiaramente nel momento in cui io faccio la ricerca avrò un titolo, il link, ho alcune informazioni che possono essere aggiunte come le stelline o delle sottocategorie e dovrebbe aiutarmi a capire che la ricerca che ho fatto è in linea con l'annuncio che viene proposto, quindi clicco e verrò portato all'interno di questo prodotto. Anche Google Ads ha un sistema di punteggio di qualità, nel senso che è vero che paghi, ma anche lui interessa un minimo che gli inserzionisti si impegnino a fornire un prodotto di qualità, un annuncio di qualità in linea con quelle che sono le richieste del cliente, per cui ha alcuni parametri per valutare se l'annuncio che abbiamo fatto è di più o meno qualità. Se è di bassa qualità, tenderò a spendere più soldi per essere magari in una posizione un po' inferiore, quindi fa parte di tutta una serie di attività che ci aiutano a ottimizzare quelli che sono i costi. Quindi abbiamo visto che c'è una parte a pagamento e una parte gratuita. Quali pagare? Questa fa parte un po' di una valutazione di quello che sono il piano delle parole chiavi. È chiaro che se ho delle parole che a me interessano tanto e voglio essere assolutamente primo, ma sono chiavi molto competitive, non ho altre strade per essere presenti che non a pagamento. La parte organica è interessante, teniamo conto che oggi chiaramente i siti online sono tanti, per cui a volte può essere particolarmente competitivo. E l'altra cosa è che magari se andiamo online con il nostro sito domani, avere delle posizioni sull'organico di rilievo potrebbe richiedere magari 1, 2, 3 anni, quindi può essere una strategia da implementare subito, ma con degli obiettivi sul medio e lungo termine. Mentre nel momento in cui io scelgo di essere presente con le campagne a pagamento, nel momento in cui decido, entro un'ora dall'attivazione della campagna, posso subito competere in quel mercato. Una variante che Google ci mette a disposizione che funziona in maniera molto simile è Google Shopping. Google Shopping sono degli annunci che avrete sicuramente notato che hanno una caratteristica fondamentale che è quello di essere collegato obbligatoriamente ad un e-commerce e di avere sempre l'esposizione del
la foto del prodotto, il titolo, il prezzo e il brand che sta vendendo. Quindi è qualcosa di estremamente orientato al cliente. Sempre tornando a quel famoso funnel che dicevamo prima, è chiaro che questo tipo di strumento va a lavorare su una parte mediamente molto bassa, cioè abbiamo degli utenti che stanno cercando un prodotto preciso e grazie alle fotografie capiranno che vogliono il modello bianco piuttosto che quello nero e andranno a concludere l'acquisto. Simile a Google Shopping, esistono tutta una serie di siti dedicati alla comparazione di prezzi. Molto probabilmente avrete sentito, avrete visto ogni tanto Trovaprezzi, Kelku e Twenga sono altri portali molto simili. Hanno una particolarità questi portali, a differenza di Google Shopping, che ordinano i prodotti dal più economico al meno economico. Quindi l'utente, una volta scritto il prodotto, avrà facilmente accesso ai vari siti che stanno pubblicando il proprio catalogo all'interno di queste piattaforme e potrà rapidamente capire qual è quello più conveniente. Tornando a un concetto che abbiamo visto l'altra volta, è chiaro che chi clicca su annunci di questo tipo molto probabilmente è più facile che vada a comprare perché ha le idee chiare sul prodotto, ha già visto che il sito è abbastanza competitivo e quindi i cosiddetti tassi di conversione di queste campagne sono tendenzialmente abbastanza buone. Un altro strumento che lavora sempre sulla domanda espressa sono tutti i marketplace. Per marketplace intendiamo Amazon, eBay, Pixmania, Etsy, quindi ce ne sono per ogni categoria. C'è Amazon che è, diciamo, il generalista, ma ci sono poi tantissimi marketplace di nicchia. Vogliono una commissione mediamente tra il 12 e il 15% e possono essere usati o in sostituzione completa a una strategia e-commerce, quindi decido che ho 50 prodotti, non ho voglia di investire sul mio progetto e-commerce, decido di entrare in Amazon. Chiaramente qual è il limite di questa scelta? È che il cliente sarà poi di Amazon, sarà Amazon che manderà le email per vendere altri prodotti, quindi non abbiamo una fidelizzazione del cliente, abbiamo semplicemente un canale che ci permette di vendere il prodotto. In alternativa possiamo utilizzare Amazon collegato al nostro e-commerce sul quale decidere di avere una testa, magari per pubblicare un 5% del catalogo che ci interessa dare presenza, in modo di poter avere una vendita anche su quel canale, ma non avere esclusivamente solo all'interno del canale il proprio catalogo. YouTube, anche questo è uno strumento della rete di ricerca perché nel momento in cui l'utente accede al canale YouTube inizia ovviamente a fare delle ricerche e avere anche dei video che possono, chiaramente sono tutti strumenti che vi sto dicendo, poi vanno calati nella realtà, quindi dipende da cosa vendo, dipende da qual è il mio prodotto, però di sicuro YouTube è un motore di ricerca, è il terzo sito più visto al mondo. E tutto quello che l'utente inizia su YouTube è sempre da una ricerca. Quindi se ho un prodotto che può essere tradotto in un video, vuoi per fare una classifica dei 10 prodotti del momento dove li spiego, vuoi che sto trattando un prodotto e faccio un unboxing, faccio una presentazione di quel prodotto, può essere declinato in varie formule, però è uno dei canali che va considerato anche questo in una strategia. Quindi abbiamo visto tutti quei canali che servono per intercettare quelle persone che iniziano una ricerca, quindi che si sono messi loro in maniera proattiva in moto per esaudire un proprio desiderio, quindi vogliono cercare un prodotto, risolvere un problema, trovare una soluzione. Esistono però dei canali che vanno a lavorare sulla domanda latente, quindi vanno a stimolare il nostro cliente. Una cosa interessante quando parliamo di domanda latente e domanda consapevole, è chiaro che la domanda consapevole, che è quella che emerge, è finita, nel senso che se io voglio vendere le famose scarpe Nike Air Max ogni giorno, facciamo finta che 1.000 persone cercano quel prodotto e quindi io posso avere un potenziale di vendita magari di 100 scarpe al giorno. La domanda latente si rivolge a tutto quel bacino di utenti che non stanno assolutamente cercando, però perché no, potrebbero essere interessati a quella tipologia di scarpa. Chiaramente va trovato
come, qual è quella parte di pubblico che è in linea con quello che sto offrendo, quindi se ho, resto sempre sull'esempio delle scarpe da ginnastica e le propongo, magari ho le scarpe uomo e vado ad intercettare anche un target femminile, è chiaro che sto lavorando in maniera molto ampia sulla domanda latente, ma magari sto lavorando su un target troppo ampio e una persona su 10.000 comprerà, ma magari le performance sono troppo basse e di conseguenza avrò dei costi che non sono sostenibili per il modello di business. Però è interessante, insomma, tenere in considerazione che quando parliamo di domanda latente è un mercato che non è definibile più di tanto a livello numerico, però è potenzialmente attaccabile. Quando si va a stimolare la domanda latente? O ho un e-commerce di prodotti estremamente innovativi, quindi ho trovato una serie di prodotti che la gente non cerca, però sono convinto che potrebbero essere interessanti. Qui ho messo il caso della GoPro perché nel momento in cui è nata la categoria dell'action cam, nessuno cercava action cam o macchine fotografiche che vanno sotto acqua, tutti cercavano videocamere digitali. La GoPro invece ha creato una categoria nuova che è quella dell'action cam, ma quando è entrata chiaramente ha dovuto fare una stimolazione utilizzando tutti gli spot di un certo tipo per far conoscere il fatto che c'era una soluzione sul mercato particolarmente innovativa. Oppure posso semplicemente giocare di anticipazione, quindi dire prima invece di aspettare che l'utente si metta in moto e cerchi il prodotto, cerco di battere la concorrenza, di essere un pochino prima di presente sul mercato, di stimolare quell'utente in modo che quando quell'utente si muoverà su una ricerca o in qualche maniera sono riuscito a farmi ricordare che quell'utente può ritornare ad acquistare direttamente nel mio progetto, oppure nel momento in cui si mette su Google che fa una ricerca, magari vedendo il mio brand potrebbe avere una percezione più alta di quello che facciamo. E questo si incastra un pochino su quello che ho messo qua dentro, sulla brand awareness, cioè sull'obiettivo di stimolare non tanto magari per il prodotto specifico, ma sul creare una fiducia, una notorietà di quello che è il mio brand, che può essere o il brand dell'e-commerce, quindi creare una sorta di fiducia attorno al portale che vende prodotti, o brand awareness all'interno di singoli prodotti, magari sto trattando un marchio che è poco noto nel momento in cui vendo chitarre e voglio che quando l'utente entri nel mio sito non valuti solo Yamaha, ma valuti magari anche il mio brand. È chiaro che devo fare fatto un lavoro a monte, perché se cerco di fargli percepire la qualità del mio brand in quella fase lì potrebbe essere troppo tardi. Oppure potrebbe essere la creazione di un bisogno, quindi voglio vendere online un pacchetto relax, magari quella persona non sta cercando il weekend relax, ma nel momento in cui gli sottopongo un'idea, una promozione, qualcosa di allettante, potrebbe entrare in una fase di valutazione. È chiaro che dobbiamo stare attenti a una cosa, sulla rete di ricerca noi intercettiamo un utente che sta cercando un prodotto e quindi è particolarmente attento a tutto quello che gli proponiamo e cercherà di valutare rapidamente qual è la scelta per lui più interessante. Quando andiamo a stimolare, l'utente mediamente sta facendo qualcos'altro, magari sta guardando Facebook, sta guardando le email, sta facendo delle attività per il quale il mio messaggio in qualche maniera deve penetrare. Quindi dobbiamo essere bravi a, ho messo il mirino del cecchino, dobbiamo essere bravi a capire qual è il nostro target ideale e cercare di fare una comunicazione quanto più specifica e tarata su quel target, e richiedere di essere visivamente a livello di comunicazione, di essere efficaci, di essere semplici nel messaggio e portare l'utente magari in quella fase lì, può essere all'acquisto se ho un target molto preciso e ho un'offerta particolarmente forte, ma può essere anche delle attività intermedie tipo lasciaci la tua email per scaricare la guida alle novità moda 2021, magari uno è interessato al tema, l'azione non è così forte come un'azione di acquisto, quindi ti lascia l'email, si scarica il contenuto che avete preparato e da lì noi abbiamo un'email sul quale possiamo iniziare a fare un'attività di stimolazione costante per portare poi magari a una fase di acquisto. Il canale re della stimolazione è Facebook, quindi abbiamo da un lato Google che è pronto lì ad ascoltare le nostre richieste e ad aiutarci a proporre i prodotti alle persone che hanno espresso una volontà, ma
Dall'altro lato abbiamo Facebook che ci permette invece di creare delle comunicazioni, di targetizzare a chi voglio venga inviata la mia comunicazione e cercare di stimolare, di portare l'utente a fare un'azione. Facebook ci permette quindi di, faccio un piccolo distinguo, per Facebook intendiamo o la comunicazione all'interno della pagina, quindi aprite la pagina, pubblicate i post con una certa costanza. E questi post possono anche essere eventualmente sponsorizzati, cioè puoi aggiungere del budget per aumentare, per andare fuori quella che sono semplicemente i tuoi fan, oppure quello che tratto io in questo momento, che è quello che si fa legato agli e-commerce, sono le Facebook Ads, cioè sono degli annunci che girano fuori da quella che è la nostra pagina, vengono sempre realizzati due, tre, quattro tipi di comunicazione per capire qual è quella più efficace e che ha l'obiettivo di girare magari per una settimana, per un mese, per 6 mesi, in base a quello che è il prodotto che vado a promuovere o veicolare. Posso scegliere nel momento in cui faccio la sponsorizzata, posso scegliere se finire all'interno del newsfeed, quindi all'interno dell'area principale di Facebook, sulla colonna laterale oppure all'interno del mobile, oppure, cosa che consiglia Facebook e tendenzialmente funziona abbastanza bene, diamo a Facebook la possibilità di testare le varie aree e capire di dargli la possibilità di capire per noi quali sono le aree che portano più performance, che ci portano più vendite, in rapporto anche costo e vendita. Quando andiamo a impostare la campagna esistono varie tipologie di comunicazione, quindi ho il carosello che mostrerà una serie di prodotti, una serie di idee, un'immagine singola, il video, lo slideshow che sono una serie di immagini che alternano con un certo effetto, oppure la raccolta dove ho una serie di immagini e prodotti aggiuntivi. Facebook mi chiede anche l'obiettivo, nel senso che lui ha un algoritmo molto potente e sa le abitudini dell'utente, quindi se gli chiedo un obiettivo interazione, cioè commenta questo prodotto, commenta questa azienda, andrà ad intercettare quelli che tendenzialmente si dimostrano più attivi nell'interazione. Se invece gli dico che ho come obiettivo vendita di prodotto, andrà magari a proporre l'annuncio verso chi sa essere più propenso alla fase di acquisto. Quindi Facebook ha una mole di informazioni veramente enorme e quindi aiuta chi fa marketing a colpire la persona corretta. Instagram è un altro canale interessante e sappiamo che è stato acquisito da Facebook ormai diversi anni fa. Per cui nel momento in cui noi a livello di pannello andiamo a preparare l'annuncio, la sponsorizzata per Facebook, possiamo tranquillamente estenderla anche su Instagram. L'ideale è chiaramente magari di abbinare una grafica dedicata per lo strumento che viene utilizzato in maniera abbastanza diversa da Facebook, più emozionale, più sulla fotografia, quindi è importante comunque anche testare questo canale. L'influence marketing, quando siamo sul settore moda, quando siamo su alcuni settori particolari, gli influencer tendono a funzionare molto bene. Faccio l'esempio della famosa Chiara Ferragni, e quindi loro vanno a stimolare un interesse da parte dell'utente e hanno a bordo nella loro immagine, nel loro personal branding, una credibilità, una fiducia. Chiaro che nel momento in cui vado a decidere un testimonial che deve pubblicizzare il mio prodotto, deve essere fatta in linea con quella che è la personalità della persona, in linea con quello che è il mio prodotto, quindi devo trovare la persona migliore per fare questo tipo di attività. Esistono poi numerosi altri social, da LinkedIn a Pinterest a Twitter. Se andiamo in ambito mondiale, non esiste solo Facebook, ci sono alcune nazioni dove ci sono social molto forti. Anche qui è chiaro che nel momento in cui parliamo di Europa o dei mercati occidentali sui quali lavoriamo di più, Facebook rappresenta il 90%. Può essere interessante in alcuni casi fare alcune attività su Pinterest, quando magari siamo sul settore arredamento, piuttosto che su LinkedIn, che è il social, diciamo, più business, nel momento in cui abbiamo
un prodotto che si rivolge a determinate figure molto specifiche e quindi insomma va fatta una valutazione. Facebook resta mediamente insomma il canale più importante anche per una questione di numeri. Un'altra attività che possiamo inserire nel paniere delle attività che possiamo inserire nel paniere nella comunicazione del nostro brand, del nostro e-commerce, sono le attività di Google Display. Se Facebook ragiona, avendo i dati dell'utente, ragiona su, puoi selezionare maschio, donna, età, interessi, quindi ragiona tutta una serie di informazioni che l'utente ha fornito, la Google non ha quell'informazione così di qualità, ma conosce bene il contenuto dove verrà mostrato la bannieristica e quindi possiamo decidere di far vedere questo tipo di comunicazione magari agli appassionati di musica perché frequentano quei siti internet, piuttosto che capire il contenuto che verrà pubblicato. Quindi diciamo le due scelte che possiamo fare quando andiamo a utilizzare la rete banner è o dire su che siti vogliamo comparire, su che tipologia di siti che vogliamo comparire, oppure sul contenuto. Non me ne frega nulla che sia il sole 24 ore, ma se si parla di moda, di scarpe, voglio essere presente all'interno di quel contenuto. Per capirci, stiamo parlando dei classici banner di diverse dimensioni, quindi quando si prepara una campagna display ti si tende a preparare diversi formati in modo di poter occupare i vari formati ed è insomma una forma di pubblicità, una delle prime forme di pubblicità che sono state istituite. Ha lo svantaggio a volte che l'utente tende un pochino ad ignorare, quindi arriva nella lettura del suo contenuto e tende un pochino magari a porre poca attenzione, però anche qui se scelto il formato giusto e scelta la comunicazione giusta possono dare dei risultati. Vi porto un canale un pochino più innovativo che è la native advertising. La native advertising è simile alla pubblicità display che abbiamo appena visto, quindi sono simile a un concetto di bannerini, solo che ha la differenza fondamentale che la grafica con il quale viene proposto l'annuncio a pagamento è uguale all'annuncio di contenuto. Quindi è una pubblicità che troviamo molto, questo è l'Huffington Post, ma troviamo molto dove c'è contenuto editoriale, quindi dove ci sono le testate giornalistiche, questi tipi di portali che propongono informazioni, dove se notate questi qui sotto, torno un attimo indietro, questi qui sotto, fuori dalla linea rossa, non sono a pagamento, questo rosso è a pagamento, quindi come notate esteticamente sono molto molto simili. Hanno in piccolino scritto sponsorizzato, quindi devono indicarlo, ma la differenza è molto molto bassa. Chiaro che anche quando vado a utilizzare questo tipo di canale, devo stare attento magari a più che promuovere il prodotto, se restiamo sempre in discorso di moda, magari le 10 miglior scarpe che andranno nel 2021 e quando un utente clicca, magari fornire più che la vendita diretta, fornire un contenuto di interesse che l'utente possa leggere e poi fare delle valutazioni in fase di acquisto. DEM è l'acronimo di Direct Email Marketing, vuol dire arrivare con un'email all'interno del nostro target specifico. Qui, in base al fatto se operiamo in ambito business to business o B2C, quindi vendiamo direttamente al cliente privato finale, ci possono fare alcune scelte, da acquistare degli indirizzi email e fare poi delle attività noi su quell'indirizzo, attività che si fa in maniera zona grigia quando si può comunicare alle aziende, alle caselle più aperte come info chiocciola. Mentre quando parliamo di target privato, tendenzialmente quello che si fa è fare l'accordo con alcune piattaforme che hanno raccolto loro il consenso da parte dell'utente e ci danno la possibilità di inviare una comunicazione verso quel target. Anche qui magari ci sono portali, blog, social, qualcosa diciamo di nicchia che ha nel tempo raccolto un target molto preciso ed è riuscito ad acquisire la loro fiducia e farsi lasciare un'email, per noi magari sfruttare quel canale e arrivare con una comunicazione mail direttamente su quel tipo di target può essere una strategia che va valutata. Quindi questo abbiamo visto un pochino tutti quelli che sono i principali canali per
della domanda espressa ai principali canali della domanda latente, ci sono anche delle attività che mi permettono di migliorare le performance, quindi si pongono un pochettino trasversalmente rispetto a queste due attività. Un'attività è un'attività on-site, cioè ce ne sono tante, ovviamente io vi cito insomma le due o tre più interessanti. Una delle cose secondo me che devono essere valutate da subito sono le attività di upsell e cross-sell. Cosa intendiamo? Intendiamo il tentativo di aumentare il carrello medio, cioè nel momento in cui la persona arriva sul nostro e-commerce e inizia il processo di acquisto, dobbiamo cercare di portare l'utente magari da 22 euro, come l'esempio qui, a 25 dollari. Come possiamo farlo? Possiamo farlo con l'upsell, che è un upgrade rispetto alla scelta che ho fatto inizialmente. In questo caso qui l'utente arriva con l'acquisto di 1 chilo di caffè e gli possiamo proporre di acquistare 2 chili di caffè a un prezzo particolarmente conveniente. Oppure potrebbe essere la versione premium, quindi arrivi e vuoi il computer che ha l'hard disk da 250 giga, ti dico guarda che con poco in più hai lo stesso linea di computer, ma hai il modello un pochino più bello, un pochino più grosso, quindi sono tutte attività che hanno come obiettivo quello di aumento del carrello. Quando invece parliamo di cross-sell, intendiamo l'aggiunta di prodotti collaterali al prodotto principale. In questo caso qui compri il caffè e ti propongo i filtri in abbinata. Altri casi magari classici possono essere stai comprando il cellulare e ti propongo magari di comprare il kit con il caricabatterie aggiuntivo e la custodia, quindi una serie di prodotti che sono non migliorativi rispetto al prodotto principale, ma trasversali come aggiuntivi alla volontà di acquisto. Un'altra attività che va valutata sempre quando vogliamo ottimizzare le performance viene definita attività di remarketing. Vi sarà capitato spesso di entrare in un sito, di vedere alcuni prodotti e poi ritornare il giorno dopo e trovarvi internet infestato di quello che avevate cercato. Quelle sono attività di remarketing, cioè abbiamo possibilità di tracciare il fatto che l'utente è entrato nel nostro sito internet e inseguirlo per 30, 60, 90 giorni con una comunicazione ricordandogli che magari che aveva iniziato un processo di acquisto sul mio e-commerce, ma non l'ha concluso, quindi cerchiamo di riportarlo in casa. Per quanto inseguirlo, dipende dal processo di acquisto, quindi se so che il mio utente nel momento in cui inizia una ricerca, magari ha un prodotto da 5 euro, tendenzialmente in un giorno o due compra, posso inseguirlo magari per 5-10 giorni. Se invece vendo un macchinario abbastanza complicato che costa 5, 6, 700 euro e sappiamo magari che il nostro target, nel momento in cui inizia la ricerca, potrebbero acquistarlo nell'arco di 4, 5, 6 settimane, allora è bene che io tenga questa finestra un pochino più alta. Mi aiuta quindi a migliorare un po' le attività, visto che ho speso dei soldi per portare il cliente la prima volta, inseguirlo magari mi permette di ottimizzare. Mi aumenta la credibilità, chiaramente se il nostro e-commerce non era particolarmente noto, ma poi la gente lo vede per un mese, 2 mesi, potrebbe attribuirgli quel plus di credibilità magari che prima non aveva. Posso usarlo in maniera trasversale per promuovere offerte, quindi tu sei entrato e hai visto questa categoria qui, non hai comprato, io posso magari inseguirti dicendoti guarda che ci sono delle promozioni oppure scaricati questo buono sconto per fare l'acquisto, quindi cercare di incentivarlo sotto profilo economico. Un altro strumento interessante sono le mail marketing automation, quindi abbiamo la possibilità di creare dei flussi e attivare dei tag creando delle automazioni, quindi facciamo finta che l'utente arrivi, si registra e guarda la categoria dei vini rossi. Io potrei, magari, se quell'utente ritorna dopo 15-20 giorni a vedere la categoria dei vini rossi o la categoria dei vini bianchi, potrei inviare due comunicazioni diverse a distanza magari di un'ora. Quindi, se sei interessato ai vini rossi, ti invio i vini rossi. Se sei interessato ai vini bianchi, ti invio i vini bianchi. Ma pensiamo magari a un e-commerce che vende prodotti per il pet. In fase di registrazione tu specifichi se hai un gatto, un cane,
Poi tutte le email, tutta la comunicazione che io farò, chiaramente posso decidere di evitare di proporti le crocchette per il gatto se so che hai comprato la prima volta la cuccia per il cane e hai un cane. Quindi di creare una comunicazione quanto più tagliata su misura sul nostro target. Ricordiamoci che il gioco non finisce con la vendita, quindi prima abbiamo visto come il funnel parte dalla considerazione per arrivare a una fase di interesse fino alla parte di acquisto, è importante andare oltre, quindi offrire un supporto di qualità per gestire tutte quelle che sono le problematiche post-acquisto e cercare di creare un affezionamento al nostro brand fino magari a trasformare il nostro cliente in un ambassador, in una figura talmente innamorata che attraverso il passaparola possa comunicare la nostra idea ad altri clienti e rimetterli all'interno del sistema. Quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo sempre cercare di offrire un servizio di customer care eccellente, perché poi la gente si ricorda quando ha dei problemi e vengono gestiti in maniera corretta. Se possibile creare un effetto wow, quindi cerchiamo di curare il packaging, cerchiamo di curare l'imballo, cerchiamo di far sentire al cliente che abbiamo a cura, tanti miei clienti su settori particolari fanno addirittura dei bigliettini scritti a mano che metto dentro il pacco, cose che mi generano un rapporto umano che mi differenzia magari da Amazon che non può fare certi tipi di politiche. Fare in modo che ritorni e far sì che parli di noi, quindi insomma cercare di ragionare che ogni vendita possa, magari una su 10, possa trasformarsi in qualcuno che ci aiuterà a fare le vendite successive. Una cosa molto importante è sempre sfruttare i clienti esistenti, quindi nel momento in cui noi saremo sul mercato, magari da 1 anno, 2 anni, 5 anni, inizieremo ad avere un nostro database clienti, inizieremo ad avere 1000, 2000, 5000 clienti che hanno acquistato da noi. È giusto portare a casa sempre clienti nuovi, ma dobbiamo sapere che vendere a un cliente che ci ha già dato la sua fiducia spesso costa 8 volte in meno che non andare a trovare un nuovo cliente e quindi dobbiamo creare delle attività specifiche, come possiamo lavorare su quei clienti. La cosa più semplice sono newsletter, quindi tenere costantemente vivo l'interesse con delle comunicazioni email dove gli ricordiamo la novità, il prodotto che abbiamo appena inserito a catalogo, piuttosto che una promozione, un'offerta, quindi cercare comunque di tenere vivo un rapporto. Possono poi essere fatte delle attività di fidelizzazione, delle attività a punti, dove riconosciamo dei punti ad ogni acquisto, in modo che il cliente si senti un pochino più ingaggiato a restare con noi. Esiste la possibilità anche di inviare delle lettere cartacee, quindi non solo email, ma se abbiamo i budget, se abbiamo il prodotto, è chiaro che il tasso di apertura di un contenuto fisico è anche lì. L'attenzione che il cliente ci dà su quel contenuto è sicuramente più alto di una semplice mail. Auguri, buoni sconti di carte, insomma, tutto quello che può essere utilizzato per tenere vivo l'interesse del nostro cliente. Io ho finito, sono rimasto abbastanza nei tempi.